A meno di un anno dalla scomparsa, Silvius Magnago, il suo affascinante percorso politico, la sua carriera, il suo amore per l'Alto Adige rivivono nel libro di Claudio Calabrese, il primo volume in lingua italiana sulla figura e sull'operato del padre dell'autonomia altoatesina. Magnago è morto il 25 maggio scorso all'età di 96 anni. Una vita la sua che segna fortemente la storia dell'Alto Adige. Subito dopo la guerra era stato vice sindaco di Bolzano, ma la sua carriera politica decolla nel 1957 con la nota adunata di Castelfermiano. Da quel giorno, per oltre 30 anni, ha guidato la provincia di Bolzano. È stato lui a condurre la difficile e in certi momenti anche drammatica trattativa per il secondo statuto di autonomia. Silvius Magnago è il primo libro in lingua italiana che ho voluto scrivere proprio in occasione della morte del grande patriarca. Perché? È perché è un instant book innanzitutto. Un instant book perché non sono uno storico e non ho voluto fare un tracciato storico in quanto non si tratta di storia. Ma si tratta di una raccolta di testimonianze, sostanzialmente testimonianze immediatamente dopo la morte di questo illustre personaggio che ha portato l'Alto Adige a quello che è il pacchetto. Testimonianze in parte positive, in parte anche negative, neutre. Il lettore avrà la possibilità di comprendere come i vari personaggi accanto, prima e dopo la morte di Silvius hanno voluto dare testimonianza dell'operato di questo importante politico di questa terra. Il libro è stato presentato alla Biblioteca Claudia Augusta di Viamendola Bolzano. Claudio Calabrese, anche riprendendo dai giornali voci provenienti dal tessuto locale, nazionale ed internazionale, espone le testimonianze dei sostenitori di Magnago, ma anche dei suoi critici, di coloro che ne compresero le doti di intuizione e realizzazione politica, ma pure di quelli che documentarono passi falsi e persino errori.